Francesco, ma te che sei un filmmaker, mi dai un consiglio per ottenere un look più cinematografico dei miei video? Un qualcosa più... C'è una cosa sola. È un filtro. Si chiama Black Mist. Ok. Basta. Cinematografico Black Mist. Con quello sono a posto. Con quello sei a posto. Non importa far rallenti, quella roba... Niente slow-mo. Black Mist. Dimmi di più. Ti do di più? Dimmi tutto, voglio sapere tutto. Ti dico tutto. In realtà lo stanno già vedendo un po'. Ah. Stanno già vedendo perché in questo momento noi siamo ripresi con una macchina che ha montato un filtro Black Mist. Ok. Che cosa fa il filtro Black Mist? Va a creare innanzitutto, a togliere la patina di digitalizzazione che spesso le mirrorless hanno, di questo file iperdefinito, fin troppa definizione, va a creare un po' più di morbidezza nel dettaglio dell'immagine, ma soprattutto va a cambiare, a gestire, diciamo, il contrasto nella zona delle alte luci. Okay. Molto spesso l'effetto cinematografico che te citavi prima è associato a quello che tecnicamente si chiama roll off delle alte luci, cioè il modo in cui le alte luci vanno a cadere, cioè quando la caduta luce è morbida, graduale, crea questo similalone, se così vogliamo dire, che simula e ricorda un po' l'effetto analogico della pellicola, quello richiama molto l'effetto cinematografico che ci dà esattamente il black mist. Soprattutto sulle zone in alta luce che vanno ad incidere il sensore, se io lo tolgo, vedete che si crea, si perde questa patina, questa pasta, e che diventa tutto molto più netto e molto più deciso. Se io lo vado a rimettere, si vede subito l'effetto che fa, che simula appunto l'analogicità e quindi richiama il cinema e richiama quell'effetto lì. In particolare questo è un filtro Black Mist, come l'abbiamo chiamato inizialmente, che si differenzia dal White Mist per una piccola caratteristica. L'effetto di cui vi ho parlato è un effetto dato dalla parola mist del filtro, quindi sia il black che il white mist hanno questo alone e questa patina. Il black però, avendo dei, fisicamente dei puntini neri all'interno del vetro, ci permette di mantenere i bassi toni, quindi neri, molto più neri, mentre il white mist va ad applicarlo su tutto, diciamo su tutta l'immagine, anche sulle zone in ombra. Il black mist preserva un po' di più i toni scuri e va ad agire principalmente sui toni più chiari. Io lo prendo e ve lo faccio vedere. Fisicamente è un filtro semplicissimo, molto importante. I filtri sono spesso sottovalutati sia in foto che in video, perché... tanto si fa in post. Esatto, tanto si fa in post, ma in realtà l'effetto che poi si ottiene in post non è mai precisamente lo stesso che ti permette di avere un filtro. In particolare qua stiamo parlando di un filtro Haze, quindi una marca che lavora con ormai full magnetic. Voi avete visto che durante il video molto spesso l'abbiamo semplicemente staccato e riattaccato, perché qua abbiamo un anello magnetico e un anello filettato, esattamente come questo, che si va ad avvitare all'obiettivo e poi semplicemente io vado magneticamente ad attaccarlo. Molto per velocizzare il workflow. Bravissimo, quando sei in una produzione run and gun, boom, metti e togli. Bravissimo. Veloce. Fondamentale, anche magari avendo, in questo caso noi stiamo parlando del black mist, ma se noi volessimo switchare tra un filtro e un altro, bravissimo, magari vogliamo mettere un ND, poi un ND un pochino più forte, senza bisogno di dover stare a svitare, a riavvitare, a perdere tempo, io vado a tenere lo stesso anello e attaccare e staccare il filtro, che tra l'altro, essendo magnetico, si può anche impilare, con soprattutto anche la nuova linea di Haze KW Revolution, che ci permettono veramente di andare a inserire magari un ND e sopra un black mist o un white mist, semplicemente andando con l'attacco magnetico. Ok, sempre filtri circolari. Bravissimo. Quindi non siamo vincolati dai filtri all'Astra, che magari appunto sono rinomati per metterne uno sopra l'altro. Esatto, invece anche questi circolari. La cosa comoda è che con questo meccanismo qua ci permette di ottenere un effetto come quello dei filtri all'Astra, cioè di combinare più filtri ma in maniera molto più veloce. Okay. Per un fotografo, un videomaker run and gun, sicuramente è la scelta migliore. In più questa cosa ci permette anche di comprare magari un filtro solo
magari un po' più grande e di poterlo adattare a più lenti semplicemente utilizzando un anello adattatore riduttore magnetico. Magari questi che hanno un costo ovviamente irrisorio, ne possiamo andare a comprare magari 2-3 in base ai diametri delle nostre lenti, e poi tutto quello che dobbiamo fare è staccare la parte magnetica e attaccarla sulle varie lenti che vogliamo. Quindi mi consiglio ad esempio di prendermi il filtro da 82 e poi andare a metterlo nello step up, step down. Esatto, secondo me è sempre fondamentale, perché questi sono oggetti che ti rimangono poi per sempre fondamentalmente. Okay. Quindi magari fare un investimento iniziale un pochino più elevato, però sei sicuro che poi quel filtro lo monterai su tutte le lenti e anche in futuro lo utilizzerai sempre quando andrai magari a cambiare corredo senza nessun problema. Ok, ma l'uso di questo filtro mi consigli più appunto con le luci artificiali o anche in luce diurna, diciamo appunto con il sole, abbiamo una bella resa? Anche con la luce diurna, sicuramente. Okay. Anzi, molto spesso va ad esaltare le situazioni magari di un po' prima del tramonto, quando la luce comincia ad abbassarsi, magari non è bassissima ancora, non è super rossa, ma cominciamo ad avere queste ombre lunghe più longitudinali rispetto al picco, abbiamo ancora però un'intensità di sole forte. Mm-hmm. E questo qua ci permette di avere il look di tipo di luce simile a un tramonto, quindi con una ombra un pochino più lunga, ma andare ad ammorbidire una luce che ancora è abbastanza forte e ci permette di ottenere un look secondo me veramente tra i più fighi che esistono. Ok, e se volessi diciamo regolare l'intensità di questo effetto, che magari lo voglio più o meno intenso? Esistono filtri che abbiano varie gradazioni, in questo caso noi stiamo proponendo uno da un quarto, ne esistono di più incisivi e di meno incisivi. Il parametro che è sempre da tenere in considerazione è la frazione, diciamo all'inverso, cioè la scala, prendiamola, potrebbe essere un mezzo, un quarto e un ottavo. Quello da un mezzo è quello che va a incidere maggiormente, quello da un ottavo quello che va a incidere meno. Questo qua è una via di mezzo, quindi se noi vogliamo un effetto più strong possiamo andare su, salire di un mezzo, se invece vogliamo un effetto leggero possiamo andare un ottavo e avere un effetto un pochino più bilanciato. Ok. In che generi fotografici mi consigli di utilizzarlo? Cioè, allora, di generi più diciamo indicati? Precisi. Secondo me un ambito veramente figo in cui utilizzarlo potrebbe essere la street photography, anche magari di notte quando ci sono un po' di luci di lampioni, oppure come in questo caso ci abbiamo tante piccole lucine colorate, possiamo andare anche a utilizzare come backlight, e lì si va veramente ad esaltare perché incide ancora di più sul filtro e sull'immagine. Però anche di giorno, magari con la luce incidente come dicevo prima, secondo me riesce a creare un look veramente figo. In video molto bello è anche quando viene utilizzato in produzioni magari più pubblicitarie. Uh-huh. Che spesso tendono ad avere look che di base vogliono essere un po' più taglienti, un po' più definiti, andarli a smorzare, a creare quell'alone più cinematografico, come dicevamo all'inizio, anche associato a una pubblicità, è una figata. Ad esempio in alcune pubblicità o appunto anche nei film a volte vedo proprio come se ci fosse un effetto di nebbia, proprio un haze. Un altro dei, diciamo, dei modi con cui rendere cinematografica l'immagine è appunto quello, andare a dare un po' di haze per molecolarizzare un po' la luce e creare un po' questa tridimensionalità. Abbinando magari la haze al filtro si ottiene un layer ancora ulteriore. Okay. E in realtà anche il filtro singolo, quello che va a fare è un po' simulare quell'effetto di haze di cui parlavi te, perché l'alone che si crea sulla luce con queste particelle che vedo proprio, cioè replica un po' esattamente l'idea. Okay. Cinematografica della haze, quindi sono molto collegate. Okay. Le due cose. Ragazzi, vi lasciamo il link in descrizione per accedere alla scheda prodotto sul nostro sito Hollo Store per scoprire tutti questi filtri case. Mi raccomando, controllate il diametro, ma il consiglio rimane quello di montare un 82 mm per poi montarlo su tutte le vostre lenti. Vi lasciamo anche il link all'anello adattatore per adattare ai vostri obiettivi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.